Salve amici! Dall'invenzione delle armi da fuoco nel X secolo, ingegneri, artigiani e soldati hanno costantemente cercato di renderle più letali. Ciò di solito comporta il passaggio a proiettili più pesanti, con polvere da sparo più potente, la quale, sebbene sia più efficace, crea più rinculo e richiede una nuova arma. Una soluzione è creare munizioni più nuove e più letali per armi già esistenti. Dragon's Breath. I proiettili Dragon's Breath sono considerati tra i proiettili per fucili più belli ed esotici. Sono costituiti principalmente da materiali e frammenti piroforici. Durante lo sparo, quando passa attraverso la canna, il magnesio reagisce attivamente con l'ossigeno. Questa reazione crea una striscia di fuoco bianco che trasforma l'arma in un lanciafiamme. Il getto di fuoco emesso ricorda il soffio infuocato di un drago furioso. Questi proiettili sono cartucce pirotecniche e bruciano a più di 1600 gradi, il che è sufficiente per inghiottire il tuo bersaglio nel fuoco dell'inferno. Gli amanti dei proiettili Dragon's Breath sostengono che queste cartucce possono essere usate per danni non letali come mezzo di difesa personale. Allo stesso tempo, si può dar fuoco non solo a chi attacca, ma anche alla propria casa, se non proprio a se stessi. Naturalmente, tali cartucce sono completamente illegali e non sono mai state usate in combattimento. Per questi motivi, non si sa cosa farebbero al corpo umano. In effetti, ricevere un'enorme quantità di frammenti di metallo caldo nel corpo non è certo una sensazione piacevole. Quindi limitiamoci a constatare che queste munizioni sono piuttosto pericolose. Pallottola a espansione con involucro vuoto. Queste pallottole hanno una cavità espansiva all'estremità del proiettile che le fa espandere quando colpiscono il bersaglio. In un modo o nell'altro, l'uso di questi proiettili è stato contestato dalla comunità internazionale poiché considerati disumani e perché violano le leggi e i costumi della guerra. Nel 1899 le pallottole a espansione e deformanti furono bandite per uso militare dalla prima convenzione di pace dell'AIA. Va notato che questo divieto è ancora rigorosamente rispettato da tutti i paesi, almeno per quanto riguarda i tipi di munizioni ufficialmente adottati per il servizio. Allo stesso tempo possono essere usate dalle forze dell'ordine e dalla gente comune per legittima difesa. Ma perché queste cartucce sono bandite? Perché possono espandersi e frantumarsi in piccoli frammenti all'interno del corpo della vittima, massimizzando il loro danno. Le cartucce convenzionali, invece, sono completamente rivestite e arrotondate, e con la loro superficie liscia penetrano nel bersaglio senza espandersi. Se dopo aver colpito il corpo della vittima il proiettile non riduce la sua velocità, lo attraversa semplicemente. Le pallottole a espansione con involucro, invece, restano nel corpo. E dopo si appiattiscono, rallentano e raramente lo attraversano. Quando questi proiettili vengono estratti, lasciano un buco enorme nel corpo. Questa diabolica invenzione si apre come un fiore. Per questo ha ricevuto il nome poetico ma cupo di Fiori della Morte. Una loro evoluzione sono i proiettili rivestiti di rame con un foro cavo nella punta che svela il nucleo di piombo. Al contatto con il bersaglio, la punta si trasforma in un oggetto a forma di idra molto più grande del proiettile originale, creando ferite molto più profonde. Oltre ad espandersi, alcune punte cave sono progettate anche per frammentarsi, causando ancora più danni. Questo tipo di munizioni è ampiamente usato dalla polizia e per autodifesa, a causa del ridotto rischio di rimbalzo e dell'elevata potenza di arresto quando si spara a un bersaglio vivo non protetto. In molti paesi si vende liberamente, alla pari di altri tipi di proiettile. .577 Tyrannosaur. Questo non è un dinosauro, ma è comunque mortalmente pericoloso.
È una cartuccia incredibilmente potente, realizzata su misura dall'oscura società americana A-Square nel 1993 per due guide da caccia professionali in Zimbabwe che svolgevano il rischioso lavoro di proteggere le persone durante le spedizioni di caccia. A loro servivano cartucce che potessero fermare istantaneamente un animale che li attaccava, come un bufalo o un elefante. La soluzione è diventata una cartuccia lunga 94,2 mm e pesante 49 grammi, con un calibro di 14,9 mm. Solo l'enorme fucile Annibale prodotto dalla stessa azienda può sparare queste cartucce. Va notato che quando si spara si ha un potente rinculo, che causa un forte dolore alla spalla del tiratore. Dopotutto è più di una volta e mezza superiore al rinculo di quando si spara da un'arma con proiettili a espansione. Proiettile con carica nucleare. A quanto pare i proiettili all'uranio impoverito non sono un mito. Negli anni 70, gli Stati Uniti hanno effettivamente testato proiettili di basso calibro all'uranio impoverito da 7,62 mm, con una massa di circa 3,6 grammi e una velocità iniziale di oltre 900 metri al secondo. L'elevata densità dell'uranio li rende ideali per armature, proiettili perforanti e proiettili anticarro. L'uranio impoverito possiede una proprietà molto interessante. Ha il più alto grado di autoaffilatura di tutti i metalli quando passa attraverso la piastra dell'armatura. Gli strati superiori di uranio diventano fluidi e si spostano indietro lungo l'asse di impatto, consentendo agli strati più profondi di spostarsi in avanti. La radioattività esterna di tali proiettili era scarsa, molto inferiore alle dosi massime consentite per le normali condizioni di vita. Una di queste cartucce può costare oggi tra i 2.500 e i 3.500 dollari sul mercato dei collezionisti negli Stati Uniti. Proiettile Macho Gaucho. Questi sono in grado di fare a brandelli il bersaglio. Funzionano come una bolas, un'arma creata unendo due palle pesanti con una corda lunga da 30 a 60 cm. I gauchos o cowboy sudamericani hanno usato questo dispositivo per centinaia di anni per i giochi di caccia e la cattura del bestiame. Aggrovigliavano le gambe dell'animale, fermandolo. Nell'epoca dei velieri, queste munizioni venivano usate per distruggere vele e alberi. Erano composti da due nuclei collegati da una catena o un'asta. Il concept di quest'arma è stato usato nel XXI secolo sotto forma di micidiali proiettili calibro 12. J-Hog Ammo. J-Hog Ammo è la cartuccia più controversa di tutti i tempi. È oggetto di molte critiche e beffe anche all'interno della comunità degli amanti delle armi. I suoi creatori, che si ritiene siano i creatori del fucile Idaho, una volta erano seduti attorno a un falò, sorseggiando della birra. Erano furiosi per la costruzione di un centro islamico di 13 piani a Manhattan, a soli due isolati dal luogo dell'attentato al World Trade Center. E così hanno deciso di trovare un modo per contrastare eventuali attacchi futuri terroristici. Hanno creato cartucce che sono considerate haram, cioè proibite da Allah. In qualche modo hanno convinto la South Fork Industries, un'azienda di vernici, a iniziare a lavorare con loro e ad aggiungere della carne di maiale alla vernice, che in seguito ha rivestito cartucce standard di calibro 9 mm. E nel 2013, quando è stata lanciata la produzione di queste cartucce, la società ha dichiarato che con J-Hog Ammo non distruggi semplicemente un terrorista islamico, ma lo mandi all'inferno. Naturalmente queste munizioni hanno suscitato molto scalpore e in risposta alle critiche la società ha affermato che le loro cartucce servivano solo a difendersi. Munizioni per il punt gun. Il punt gun è il più grande fucile usato dai cacciatori di uccelli selvatici nel XIX e XX secolo. Misurava in media più di 2 metri di lunghezza. Aveva un diametro del foro di 51 mm e pesava 43 kg. Era un'arma molto grande. In alcune vecchie foto si possono vedere due uomini che portano un punt gun sulle spalle.
lo fissavano su una piccola fessura nell'imbarcazione, la quale doveva essere appositamente manovrata per puntare il fucile verso uno stormo di uccelli. Il grande diametro della canna gli permetteva di sparare colpi da 500 grammi, che potevano uccidere fino a 90 uccelli alla volta. Fu inventato per soddisfare l'insaziabile richiesta di piume di uccelli nell'industria della moda. Subito dopo, la popolazione di uccelli selvatici è stata gravemente decimata e il punt gun è stato dichiarato fuori legge. Cartuccia a penetrazione G2 Research RIP. In cima alla lista delle munizioni folli c'è un proiettile radicalmente invasivo soprannominato il proiettile Riposa in Pace. Per alcuni è la cartuccia più letale del mondo. Il produttore la definisce l'ultima cartuccia di cui avrai mai bisogno. Deve il suo effetto sorprendente a una punta unica, che le consente di esplodere quando colpisce i frammenti. Il produttore afferma che il proiettile può creare ben 9 ferite separate e distruggere organi vitali nel bersaglio. Con questo è tutto, amici. Lasciate un mi piace, scrivete un commento e iscrivetevi al canale. A presto!